Lettura da Isaia profeta. Ascoltatemi, olivi, fate attenzione, nazione lontana. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dalle viscere di mia madre si è ricordato del mio nome. Rese la mia bocca come una spada affilata, mi nascose sotto l'ombra della sua mano. Mi rese una freccia appuntita, mi ripose nella sua parete. Mi disse, mio servo tu sei, o Israele, attraverso il quale manifesterò la mia gloria. Orbene, disse il Signore che mi ha formato, suo servo dal seno materno, io ti porrò luce per le genti, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto. Seguito dal Vangelo secondo Luca. Giunse per Elisabetta il tempo di partorire e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti di lei seppero che il Signore le aveva usato grande misericordia e si rallegravano con lei. L'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino e volevano chiamarlo Zaccaria dal nome di suo padre. Ma sua madre prese la parola e disse, no, si chiamerà Giovanni. Le dissero, ma nessuno del tuo parentato porta questo nome. Domandavano quindi a segni al padre di lui come voleva che fosse chiamato. Questi chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. E ne furono tutti meravigliati. In quell'istante la sua bocca si aprì e gli si sciolse la lingua ed egli parlava benedicendo Dio. Tutti i vicini furono presi da timore e in tutta la montagna di Giudea si discorreva di tutte queste cose e quanti ne sentivano parlare se lo posero in cuore dicendo che diventerà questo bambino? La mano del Signore infatti era con lui e Zaccaria, suo padre, fu riempito di Spirito Santo e profetò. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo oggi la festa della Natività di San Giovanni Battista. È una cosa molto particolare perché di nessun santo si celebra la nascita secondo la carne. Soltanto di due personaggi che non sono per niente trascurati. Una è la Vergine Maria, da cui si celebra la Natività, e l'altro proprio soltanto San Giovanni Battista. E perché questo? Perché questa attenzione sulla nascita secondo la carne? Un po' ce lo dice già il nome scelto, non l'hanno scelto i genitori Elisabetta e Zaccaria, ma gliel'ha detto l'angelo, si chiamerà Giovanni, la tua preghiera è stata ascoltata. Zaccaria era un sacerdote che mentre stava effettuando il suo servizio sacerdotale, era di turno e doveva mettere l'incenso all'altare dell'incenso, ha una visione dell'angelo che gli dice la tua preghiera è stata ascoltata, tu avrai un figlio che si chiamerà Giovanni. Che cosa vuol dire Giovanni? La parola Giovanni è una parola bellissima che vuole dire Dio è benevolo, cioè Dio vuole il bene. Dio vuole il bene di chi? Della creazione, di tutta la creazione. Vuole il bene. Lui, che è sommo bene, vuole il bene nostro. Però,
E qui poi si capirà un po' la vita di questo grandissimo santo. Il bene lo si fa seguendo la strada retta. Preparate le vie del Signore. Giovanni sarà la voce che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni Battista nasce da una coppia di, i suoi genitori erano tutti e due di classe sacerdotale. Zaccaria era un sacerdote, della classe di Abia, e Elisabetta era discendente, niente poco di meno che di Aronne, fratello di Mosè, il primo sommo sacerdote. Quindi il sangue di Giovanni Battista era un sangue sacerdotale, legato proprio alla liturgia del Tempio. Ebbene, Giovanni Battista starà lontano da quel mondo del Tempio, andrà nel deserto, si allontanerà e predicherà un battesimo di conversione. Questo grande santo nasce da due genitori anziani, sterili e vecchi e sterili, che rappresentano l'Israele. Israele senza il Messia è vecchio e sterile, è condannato a morte certa. Ecco allora chi invece riconosce la grandezza, perché Giovanni Battista è grande? Perché riconosce e indica, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Queste parole le ripetiamo anche nella Santa Messa, sono le parole di Giovanni Battista. E quindi questo uomo di Dio, è stato il più grande di tutti i profeti, l'Elia che deve venire per gli ebrei, ma ecco la grandezza, riconosce il Messia. Come tutti i profeti avevano sognato, sperato e atteso che il Signore compisse la sua promessa, Giovanni Battista ha la sorte di vedere il Messia, il Signore Gesù, e di indicarlo al mondo. E anche un'altra grande sorte, quella di battezzarlo. Ma in questo frangente, in questo episodio, si vede tutta la grandezza che passa nell'umiltà di quest'uomo. Io non sono degno di tuo fratello. E per questo Giovanni Battista pagherà con la vita e renderà testimonianza del Signore Gesù con l'effusione del sangue. Oggi dunque celebriamo la nascita dell'uomo che ha riconosciuto nel Signore il Messia e l'ha indicato come agnello di Dio, la nascita dell'ultimo e del più grande dei profeti. Allora ci affidiamo a Lui, lo invochiamo, essendo anche patrono di questa città, in questa diocesi di Torino. Invochiamo San Giovanni Battista perché ci protegga e ci doni la sua forza nel riconoscere il Signore, nell'indicarlo presente nel mondo, nel camminare secondo la via del Vangelo, secondo la tradizione della Chiesa, rinunciando anche a qualche cosa. La dieta di Giovanni Battista era molto frugale, molto austera, e si cibava di locuste e di miele selvatico, quindi un rigore di vita grande in questi tempi dove il lassismo imperversa e trionfa. A lui affidiamo anche i figli, i bambini, era una bellissima tradizione che non so se continua ancora. C'era quella, la benedizione di San Giovanni a tutti i bambini, a lui che faceva questa battesima. C'era anche il taglio di capelli, quella ciocca di capelli che veniva tagliata, un po' come quella che veniva tagliata a coloro che volevano diventare sacerdoti nella tonsura, come segno di consacrazione a Dio, come segno di protezione e rinuncia alla moda del mondo, alla moda del secolo. Ci affidiamo a San Giovanni, lo invochiamo perché ci possa portare al Signore Gesù, agnello che toglie i peccati del mondo.
Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
Grazie.
Thank you.
Gesù.